Vi ricordate che vi ho detto che stavamo testando una modalità che poteva essere una novità per sostituire il tampone? Il tampone è ancora l'unica modalità diagnostica. Qualcuno lo vuole fare subito? Ma sì, chi è dopo? Uno, ne basta uno. Per Rick. Un giornalista però. Rick si è candidato. Vieni qua. In 7 minuti abbiamo il risultato. Speriamo che non sia positivo, se no sarà notizia. Intanto vi dico io, stiamo parlando, dopo il dottore io le spiegherà tutto, di un tampone, è proprio un tampone, molto più flessibile, si infila nelle due narici, reagente 7 minuti dalla positività. Capite che come piano anche di screening si va a una velocità che si passa dal carretto dei cavalli a Ferrari come velocità. Costa? Guarda, costa 12 euro. Spingi. Fa male, eh? No. La fastidio ma non fa male. Viene dipinto in questo liquido, viene spruzzato, il tampone poi viene eliminato, lo mettiamo qua dentro, viene messo un dispensatore di voce. C'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il virus Covid-19. Se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica per cui mi viene la bandina rossa. Se invece è negativo, non avviene questa reazione. Alla fine della corsa c'è un controllo positivo, per cui perché mi dia la sicurezza che è avvenuta la reazione, io devo avere la bandina del controllo positivo. Allora, per il nostro giornalista, per la tranquillità del nostro giornalista, gli dico già che vedo che è già negativo e che la bandina del controllo è venuta positiva.